Guarda, questo è un video molto particolare, perché andiamo a leggere una conversazione di paura. Cominciamo subito, che parliamo di un padre e una figlia, che sono scritti in coppa WhatsApp. La conversazione parte così. Sei nella tua camera? Sì, papà, cosa c'è? Cosa c'è, papà? Che è, papà? Tutte le porte di casa sono chiuse? E che faccio in mezzo? Rispondi alla figlia, non lo so, no, non lo so. Il suo padre non sei giù di sotto? No! Ascoltami molto attentamente. Guarda fuori dalla tua finestra. C'è un uomo là sotto? Mi sta spaventando? Cosa sta succedendo, eh? Per favore, guarda se basta. Omg, papà! Ma che cos'è? Non staccare gli occhi da lui, Chloe! Chloe, non li staccare, Chloe! Cosa intendi con lui? E se ti scrive non rispondere, promettimi le mele melò! Promettimi le mele melò! E lei cosa? Perché dovrebbe mandarmi messaggi? Già sapevo, scusa, perché mandarmi i messaggi? Promettimelo, insiste il padre, promettimelo. Ok, ma puntino puntino, se tu non sei qui, puntino puntino, come fa a sapere che è là fuori? Papà, e mo che hai rubato sigaretta, ci permette i zighi, capisci? Ti fa un attimo la ricarica e poi per rispondere. Non è importante, dice il tuo padre, l'importante è che, puntino puntino puntino, lo tieni sott'occhio, oh. Finché tu lo stai fissando, non può muoversi. Perché, scusa, che... Sai, qua, non di 3 stelle. È la cosa più stupida che abbia mai sentito, ovviamente, si sa, figlio. Oi, pa, ma ti hai fatto con bottiglie di vino e giù, ovviamente. Ma è la verità, il suo padre. Al diavolo, puntino, puntino. Me ne vado nella camera di sicurezza. No, no, il suo padre, no. Perché no? Perché no? Non è sicura. Allora non chiamare la camera di sicurezza, ovviamente, scusa, se ne è sicurezza, che la chiamo a fare camera di sicurezza, sta camera, no? Sai quanto è difficile scrivere messaggi a te e guardare lui. Infatti stavo a dire, ma cazzo fa, sta facendo lui e c'è Stuart, perché ha mandato un messaggio, guarda chi lo guarda, ma non messaggio, è normale che adesso ci messo a dire. E dice, padre, allora smetti di scrivere messaggi. Guardalo e basta. Ma da mente che è bello su suoi, ma sto arrivando a casa ora. No, vedi che è un prezzo, perché io stavo io, sta cagando sotto, capi? Non ci capisco niente. Se è perché stamani sto capendo manco cazzo, ma continua. Lo so, mi spiace, ti devi solo fidare di me. Mi fido, ma quella cosa, lo so, tesoro, lo so, è spaventoso. No, è com'è? Ho distolto lo sguardo un secondo ed è sparito. Ta 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 ta. Sei sicura? Se sono sicura che non ci sia un disgustoso orribile mostro che mi fissa dal margine del bosco proprio adesso? Direi affermativamente, papà. Oh, dannazione, Glu! Dannazione, mannaggia, suo padre cinese! Non se n'è andato. È dentro casa. A faccia lo cazzo. Non può essere, c'ha cioè, figlio, cioè, com'è possibile? Scusa, dimmi che guarda un attimo, guarda se trasi in da casa, mia madre stanno scemando. Ho distolto lo sguardo per meno di un secondo. Lo avrei visto attraversare il cortile. Tu non conosci quella cosa. Questa cosa. No, non la conosci. E tu sì! Ah, c'hai detto buona, figlio, non conosci, e tu sì! E c'hai risposto buono, ovviamente. Voglio delle risposte, papà, subito, punto it. Non finché non sarei al sicuro. Lo sono, ho controllato tutte le porte. Sono chiuse e l'allarme è attivato. Allora di cosa si tratta? E perché non mi hai chiamata? Non posso chiamare, sono sul treno e poi ci sono venuti i minuti. Padre si è scritto, poi ha rubato un messaggio per fin figura in mezzo a
C'è della gente intorno a me. E cosa importa? Se sono in pericolo, chiamami. No, sei motivato. Ti chiama a chiesa. Scusa, figlio, ti sta per morire. Tu che fai? No, sta gente, mi metto su a parlare da... Ma sono stronzo. Mi spiace, non posso. Io chi chiamo chi ho? Allora chiamo la polizia. Dice la figlia, ovviamente, perché se sta cagando in mano, non sapeva che andava a fare. L'ho già fatto io. E allora dov'è? E chiamate sta polizia. Alto! Stanno arrivando, promessa. Non ci posso credere. Resisti, sono con te. Non lo sei. E perché non mi avevi detto che andavi in città? Cosa? Perché mai saresti su un treno? Cioè, perché via la metropolitana? Non eri giù? Se non fossi andato all'attico per vedere la mamma, volevo parlarle del divorzio, perché poi la mamma e mio padre sono divorziato, ovviamente. Papà dice, ma lei non mi voleva vedere. Ora esco per la prossima volta. Praticamente parla di una ragazzina, cioè una figlia in un cristiano che si trova in questa spazio in mia casa. C'è chiuso in questa casa, il padre non c'è sta, ma sta solo essere come una povera di. Il padre ha messaggio, guarda là fuori, sta uno scunacciato, che là che tu acciappavo, fa qualcosa con te cose. E dice, il padre, tu non lo vuoi, lui c'ha quella. La figlia dice, scusa, ma che vuoi, scusa, come faccio a messaggio con te, guarda chi sta, cosa, comunque, facendo, fuggendo, e frivendo. Bella buona, tu cristiano, non sapere c'è. E dice, il padre, che sta in da casa. Arrivato a questo punto, ad aspettare solo un secondo episodio. Quindi facetemi sapere nei commenti se questo video vi piace. E se ne volete l'altro, lasciatemi 2000 mi piace. Carolina Horror, ad capai, arrivederci alla prossima. Ta 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 ta, tambuat.